Mondo della scuola provinciale in subbuglio. La maxi indagine della Guardia di Finanza si è conclusa. Oltre all'ex provveditore Fabio Molinari, 38 indagati, tra i quali 7 presidi e numerosi stegisti, cui il provveditore faceva avere incarichi ad hoc in cambio di bonifici a un'associazione che faceva capo proprio a lui. A Lanzada, Agri Valtellina ha premiato le aziende agricole che si sono particolarmente distinte nell'ultimo anno. L'evento dedicato alla razza bruna è stato anche l'occasione per affrontare i problemi del settore, dalla siccità al caro materie prime alla forzata convivenza con i grandi predatori. L'ultimo episodio nel fine settimana con un branco di lupi che ha dilaniato a Campodolcino 9 pecore. Elio Della Patrona, commissario a Sondrio di Forza Italia, ha presentato la lista a sostegno di Marco Scaramellini. Un sindaco ha detto che in questi 5 anni ha fatto quanto aveva promesso in campagna elettorale. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Un vero e proprio terremoto, tra l'altro, in questa fase finale di anno scolastico. Tutto è partito da alcuni esposti del gennaio di un anno fa che segnalavano una gestione decisamente, per così dire, personalistica della scuola da parte dell'allora dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari. Il resto è storia recente. La fine delle indagini preliminari da parte della Guardia di Finanza è di mercoledì scorso e ha portato a 39 persone indagate, tra le quali 7 presidi e a ben 124 ipotesi di reato. Vediamo. Ben 124 ipotesi di reato e 39 persone indagate. Tra questi, oltre all'ex dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari, 7 dirigenti di altrettanti istituti scolastici, 2 direttori dei servizi generali amministrativi, un ex dirigente del Ministero dell'Istruzione, più una serie di giovani beneficiari di borse di studio o di tirocini. Per comodità giornalistica, dal giugno scorso, quando i finanzieri per la prima volta si presentarono in borghese all'ufficio scolastico territoriale di via Donegani, è sempre stata chiamata inchiesta provveditore o caos a scuola. Ma a questo punto possiamo a ragione definirlo tsunami e chissà dove porterà. Ma andiamo per ordine. Il comunicato precedente era del 4 ottobre dello scorso anno, quando scattarono gli arresti domiciliari per l'allora provveditore Molinari. Il più recente è invece di ieri, porta anch'esso la firma del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio Piero Basilone ed è stato diramato, testuali parole, per il rilevante interesse pubblico alla divulgazione di corrette informazioni riguardanti la complessa e delicata indagine avviata lo scorso anno nei confronti dell'ex dirigente all'epoca in carica dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Sondrio. Un'inchiesta complessa e delicata avviata dalla Procura nel gennaio 2022 che ha delegato alla sezione mobile nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Sondrio e ha portato al sequestro e all'analisi di una mole enorme di documentazione, intercettazioni e comunicazioni di vario genere, intercorsi tra gli indagati e potenziali testi e a sentire decine e decine di persone informate sui fatti. Il 19 aprile, mercoledì scorso, è stato emesso l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Pur ribadendo la natura provvisoria delle contestazioni che saranno oggetto di interlocuzione con le difese e gli indagati, va chiarito quanto segue, chiarisce la nota della Procura. Sono emerse in capo all'ex dirigente Molinari numerose fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione, secondo l'ipotesi della Procura, perpetrate nei confronti di alcuni dirigenti, del personale scolastico e di soggetti a cui venivano affidati incarichi come esperti esterni o borse di tirocinio. Ad alcuni dirigenti scolastici e un ex dirigente dell'allora Ministero dell'Istruzione in concorso con l'ex dirigente dell'USD di Sondrio e in alcuni casi anche con collaboratori del locale ufficio scolastico è stata contestata l'ipotesi di reato per aver turbato i procedimenti amministrativi diretti a individuare i contraenti in alcuni bandi pubblici. Nei confronti di alcuni dirigenti e direttori dei servizi generali amministrativi, sempre in concorso con l'ex dirigente, sono state ipotizzate diverse fattispecie di peculato perché destinavano fondi strumentali di cui avevano la disponibilità in ragione del
delle loro cariche a fini privati, comunque estranei ai fini istituzionali. Quanto infine ai beneficiari di borse di studio, ovvero di tirocini, questi, indotti dal Molinari in cambio dell'assegnazione di incarichi presso istituti scolastici valtellinesi, avrebbero accettato di versare al dirigente dell'UST parte dei compensi che percepivano per gli incarichi e le borse di tirocinio attraverso bonifici a un'associazione riconducibile al Molinari stesso. E ora ci spostiamo a Lanzada per Agri Valtellina, l'evento dedicato alla razza bruna e organizzato da Aral e Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco. Ce ne parla Paolo Croce. Sono state due giornate intense quelle di Lanzada in occasione di Agri Valtellina, l'evento più importante a livello nazionale dedicato alla nostra agricoltura e ai suoi protagonisti. La mostra regionale della razza bruna, organizzata da Ara Lombardia con il prezioso sostegno di altre realtà ed enti, ha premiato anche i capi di bestiame migliori e le aziende che sono distinte nel loro operato. Un settore questo che dovrà essere in grado in futuro di attrarre sempre più giovani. C'è bisogno di molti giovani, c'è bisogno di tanta voglia, di tanto entusiasmo, e questo per fare questo lavoro ovviamente, per farlo in un territorio abbastanza difficile come quello della montagna, pertanto bisogna incentivare i giovani a venire in questi territori a lavorare, a fare un lavoro che sì è faticoso ma che dà molte soddisfazioni. Si è parlato tanto di allevamento, delle prospettive future, dei problemi del settore, ma anche, come avevamo anticipato in sede di presentazione, dei problemi legati alla siccità e ai grandi predatori. Nelle scorse ore a Campo Dolcino, ma è solo l'ultimo esempio, un branco di lupi ha dilaniato ben 9 pecore. Sono problematiche di cui in pratica dovremo sempre più essere interessati, per il semplice motivo che il clima, come si sta vedendo, sta cambiando e quindi dovrà essere anche il mondo agricolo a poter dare delle risposte. Per quanto riguarda i predatori, in particolare i carnivori, sicuramente bisogna pensare ad attività di prevenzione prima che non in pratica il problema arrivi a determinare le sorti dell'attività agricola in montagna. Grande soddisfazione per la sede di Sondrio, dell'Associazione Allevatori e per il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco che hanno organizzato l'evento. Molte le aziende premiate, vi citiamo per esempio quella di Kevin Capelli di Prata Camportaccio, ma anche l'azienda agricola della famiglia Del Curto e ancora la Vani Farm di Riccardo Vaninetti, ancora quella di Dubino, l'azienda di Maddalena Petrini. È stata una giornata memorabile perché la mostra regionale è l'espressione di tutto quello che è il migliore allevamento in Lombardia, e la Lombardia nella razza bruna è la regione meglio rappresentata, quindi oggi un grande orgoglio avere qua Lanzada tutte le aziende migliori di Brescia, di Bergamo e chiaramente della nostra provincia di Sondrio, e quindi tanta tanta soddisfazione. La due giorni si è conclusa con la cena dell'allevatore ed il dopo fiera con intrattenimento musicale, ma la manifestazione ha visto anche preziosi momenti formativi e ludici dedicati al grande pubblico non specializzato, con la vocazione di diventare un avvenimento di maggior rilievo. Al di là di chi abbia vinto oggi ha vinto la Zootecnia di Montagna, che è una cosa non scontata, perché la nostra provincia è una provincia che esprime bene quello che è l'allevamento della montagna, e Lanzada è proprio un prototipo di quello che vuol dire stare con le aziende agricole in questi territori. L'appuntamento di Lanzada ha messo in primo piano l'agricoltura di montagna e l'impegno di coloro che lavorano in questo settore e naturalmente i loro animali. Non una fiera della montagna solo per addetti ai lavori, ma anche l'occasione di conoscenza e promozione dei prodotti, perché solo un consumatore informato può capire e apprezzare i sacrifici dei nostri allevatori. Parte anche dal capoluogo la ristrutturazione a livello regionale di Forza Italia dopo la nomina di Alessandro Sorte al posto di Licio Ronzulli. Elio Della Patrona, commissario Sondrio del partito, ha presentato la lista a sostegno del candidato Marco Scaramellini. Vediamo. Vincere una tornata elettorale è sempre un po' come scalare una montagna, cercando di salire nei consensi degli elettori. Sarà anche per questo che Forza Italia, in corsa per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a sostegno del sindaco Marco Scaramellini, a Sondrio ha inserito nella sua lista Agostino da Polenza, alpinista italiano noto a livello internazionale. Da Polenza, in Forza Italia, è anche il responsabile regionale per la montagna. La voce della montagna che ha già chiesto al sindaco Scaramellini di far diventare Sondrio capitale delle montagne.
Ma Agostino D'Appolenza è soprattutto un manager e coordinatore di progetti scientifici in altissima quota, dunque non può che amare la montagna valtellinese. Questa è una grande valle non solo per le montagne, per la gente, per l'industriosità, per l'agricoltura, per i prodotti alimentari, per il vino, per tantissime cose, per lo sci e il turismo. È una valle che merita grande attenzione. A Sondrio, nella guida di Forza Italia, Elio della Patrona ha appena sostituito Claudio Righi. Come del resto, il nuovo coordinatore regionale Alessandro Sorte ha preso il testimone da Licio Ronzulli. Della Patrona è nel partito di Silvio Berlusconi dal 1996. Con lui, in questa tornata elettorale, buona parte della vecchia guardia del partito, ma anche una bella ventata di gioventù. Noi siamo in amministrazione ormai dal 2018 con Marco, abbiamo cominciato un percorso straordinario i cui risultati sono assolutamente visibili da tutti e vogliamo continuare su questa strada, magari dando un occhio anche al risvolto un pochino più provinciale. Nel 2026 ci saranno le Olimpiadi, Sondrio non può che essere centrale e assolutamente determinante in questo loro percorso. Un programma elettorale, quello di Scaramellini, pienamente condiviso da Forza Italia, con il commissario provinciale Elio Della Patrona, che spiega cosa ha apprezzato in questi anni nel lavoro del sindaco e della sua amministrazione. A noi è piaciuto il fatto che ha sempre mantenuto gli impegni che ha assunti, quindi questo per noi è la prima cosa e io sarò garante affinché queste promesse che facciamo, sarò garante evidentemente per Forza Italia, sarò garante che i nostri saranno attendibili, interlocutori assolutamente affidabili, determinanti, capaci e soprattutto caparbi nel ottenere i risultati che ci aspettiamo. Una sfida nella sfida, quella di Forza Italia, che ha l'ambizione di partire da Sondrio per iniziare a ristrutturare il partito anche a livello regionale. Forza Italia sosterrà il sindaco Scaramellini nella corsa per la sua riconferma, con il primo cittadino del capoluogo che incrocerà sul suo cammino elettorale gli altri due candidati, Simone Del Curto, per il centro-sinistra, e Luca Zambon, lista Moratti. Da sabato scorso la via che da Albosaggia conduce al Meriggio porta il nome di Mario Cotelli, indimenticato papà della Valanga Azzurra. Grande commozione e tanti ricordi nel corso della cerimonia per questo importantissimo omaggio che non rimarrà tuttavia un unicum. In servizio. La via che porta fino in cima al Meriggio, come dice il sindaco Graziano Murada, la mecca dello sci-alpinismo. Ecco, questa via che è una via che gli atleti percorrono in solitaria, così come mio padre ha percorso molte vie in solitaria nella vita, questa via è qui a raccontarci quello che ancora potrà dire il suo ricordo e il recupero e la riscoperta di ciò che ha lasciato. Oggi Mario Cotelli ricomincia a parlare. Ricomincia a parlare con la via che il comune di Albosaggia apri pista, esattamente come lo è stato in numerosi ambiti Mario Cotelli ha voluto dedicare al papà della Valanga Azzurra, all'esperto di turismo, al genio della comunicazione, all'uomo dalle posizioni spesso scomode, volutamente provocatorie, a quel visionario con i piedi per terra e alla sua capacità di sollecitare dibattiti, scomparsi con la sua scomparsa nel novembre del 2019. Albosaggia apripista, dunque, paese riconoscente in una valle che a Mario Cotelli non ha lesinato incomprensioni e qualche delusione. Un primo omaggio a Mario Cotelli, un omaggio doveroso perché Albosaggia da sempre è patria di sciatori, sia amatoriali ma anche a livello internazionale, oggi nello sci-alpinismo. E tutto nasce, inutile nasconderlo, con la Valanga Azzurra. L'intitolazione della via Mario Cotelli non resterà un omaggio isolato. Noi avremo bisogno anche di Mario Cotelli, uomo di idee, uomo di marketing e di turismo, ed è per questo che stiamo pensando un convegno a lui dedicato dove a livello poi locale del mio paese si possano uscire delle idee, delle proposte per uno sviluppo turistico del mio comune. E in fatto di intuizioni vincenti, Mario Cotelli ebbe anche quella di creare il binomio Terme Benessere. Noi ci siamo rivolti a lui nel 1998 cercando di rilanciare delle terme che erano decotte e lui studiando ha visto questa strada, ha avuto la capacità di vedere questa strada possibile che è stata la grande intuizione e la grande svolta che c'è stata nel termalismo.
La cerimonia di intitolazione, alla presenza anche di tante vecchie glorie dello sport, è stata preceduta nella sala consiliare di Albosaggio da un momento dedicato ai ricordi, compresi quelli musicali in remoto del fratello di Mario Cotelli, Chicco, e del professor Giuseppe Vanacore, in trasferta in Australia con la nazionale italiana trapiantati. Ad inframmezzarli alcuni video che hanno riassunto anche per immagini la multiforme attività di Mario Cotelli, realizzati da colui che nella dedica finale si è autodefinito il suo ultimo tecnico. Io lavoro in dialisi come tecnico, tutte le mattine quando arrivava prima di iniziare a fare la dialisi mi chiamava sempre e mi diceva: ehi tecnico, allora è tutto a posto, e da qui ho preso spunto per il video. Numerosi i momenti in cui tanti occhi si sono inumiditi, fino alla commozione generale quando quella strada in salita sotto un cielo bianchiccio, un po' da neve, è diventata e per sempre via Mario Cotelli. La strada è viva, viva per quelli che l'hanno calpestata, viva per quelli che la calpesteranno, per quelli che la calpestano, viva per quelli che la percorrono. E adesso la strada dedicata a Mario non solo è viva come strada, ma rende vivo ancora tutto il pensiero, l'operato e il nome di Mario. In 300 a Tirano hanno partecipato alla prima edizione della gara notturna tra i palazzi tiranesi promossa dal gruppo sportivo CSI Tirano. Ce ne parla Gabriella Garbellini. Lo sport, quello autentico, che fa battere il cuore vincere fra sana competizione, socialità positiva e tanta allegria. Un trionfo senza se e senza ma. La prima edizione della notturna dei palazzi tiranesi, magistralmente promossa dal CSI Tirano. Gara di corsa su strada FIDAL e CSI, una Tirano da vivere, una città a misura di famiglia, anzi di bambino, e sono stati proprio loro gli assoluti protagonisti, 300 atleti a sfidarsi lungo le vie del centro storico fra l'acceso tifo del pubblico, a vincere le gare clou maschile e femminile, Matteo Bardea e Cinzia Cucchi. Viva Matteo! È stata una bella edizione, la prima edizione di questa gara a Tirano. Ci tenevo a essere presente per scrivere il mio nome nell'albo d'oro di questa gara. Un evento a cui tenevamo fortemente, perché finalmente siamo riusciti, grazie allo sforzo e la passione, l'entusiasmo da parte del gruppo sportivo CSI Tirano, a riportare un evento di gara su strada nel centro storico di Tirano. Siamo sicuri che questo evento potrà essere ripetuto nei prossimi anni e ripaga un po' gli sforzi fatti anche come amministrazione comunale, a partire dalla promozione dello sport a 360 gradi insieme alle associazioni sportive. Nella classifica di società primeggia il CSI Mordegno davanti a CSI Valgerola e CSI Tirano. Eccellente speaker dell'evento Cristina Speziale, performance degne di nota da parte di moltissimi atleti, runner di assoluto valore. Il CSI continua a viaggiare alla grande ed è sempre più apprezzato. Dopo la giornata organizzata sempre dalla nostra associazione il 26 febbraio in quel di Tovo, eccoci adesso nel centro della nostra bella città a organizzare una gara del campionato provinciale CSI Corsa su Strada e campionato FIDAL. Partecipano tanti bambini, tanti ragazzi, che questo è il nostro obiettivo, è quello di far partecipare tutte le famiglie. Abbiamo pensato di organizzare questa gara qua a Tirano per cercare di coinvolgere tutti i giovani. Siamo un gruppo di atletica del CSI Tirano che è in crescita e bellissimo vedere Tirano vivacizzata da tutti questi bambini, per cui ecco, una bella gara, e speriamo di continuare a portarla avanti per i prossimi anni. In occasione dell'evento sportivo è stata presentata al pubblico anche la statua della Maria Luisa dopo una sapiente pulitura. Oggi una bellissima giornata di sport con bambini e ragazzi che hanno corso per il centro storico. Un'altra cosa, che è una cosa particolare, che si è deciso di svelare quello che è un simbolo di Tirano, la Maria Luisa, che è stata dopo un restauro e dopo la pulizia. Le premiazioni alla sera hanno coronato una giornata indimenticabile. Noi invitiamo tutti a partecipare, sia adulti ma che piccini, a queste belle iniziative che aiutano ad apprezzare sempre di più il mondo dello sport, a vivere una vita sana in compagnia e insieme a degli amici. Cerchiamo anche volontari che ci possano supportare nella nostra attività.
Spazio, come ogni lunedì, ai risultati calcistici del fine settimana. Buon lunedì, si è concluso un altro weekend calcistico e quindi diamo un'occhiata ai risultati e alle classifiche dei campionati locali partendo dal campionato di promozione. Biassono Missaglia Maresso 3-0, Nuova Sondrio Casati Calcio Arcore 0-2, Costa Masnaga Arcellasco Città di Erba 4-8, Galbiate Cavenago 1-1, Lissone Grant Arcadia 4-0, Olgiate Aurora Calolzio Corte 1-1, Speranza Grate Colico Derviese 1-2, Viberonchese Concorrezese 2-0. Nuova Sondrio è sempre in testa alla classifica con 61 punti, 58 Arcellasco Città di Erba, 50 Biassono, 49 Cavenago, 47 Casati Calcio Arcore, 46 punti per Calolzio Corte, 45 Speranza Grate, 41 per Colico Derviese, a 35 punti ci sono Viberonchese, Grant Arcadia e Concorrezese, 32 Lissone, 26 Galbiate, 25 Costa Masnaga, 24 Olgiate Aurora, a 8 punti Missaglia Maresso. Passiamo alla prima categoria, i risultati al Bosaggia Ponchiera Triugese 1-1, Ars Rovagnate Olympic Morbegno 0-1, Bellagina Polisportiva 2B 3-0, Cortenova Berbenno 0-1, Giovanile Canzese Lesmo 2-3, Grosio Sovico Calcio 5-2, Prolissone Monvico 0-2, Vercurago Valmadrera 0-1. In classifica 63 punti per Lesmo, 54 Bellagina, 53 Polisportiva 2B, 49 Valmadrera, 46 punti Prolissone e Giovanile Canzese, 45 Monvico, 43 Grosio, 40 Ars Rovagnate, a 38 punti Triuggese, 35 per Albosaggia Ponchiera e Berbenno, 34 Olympic Morbegno, 28 Cortenova, 22 Vercurago, a 1 punto Sovico Calcio. Infine la seconda categoria, questi risultati: Atletico Cosio Bormiese 1-5, Delebio Arteno Buglio 1-2, Dubino Valchiavenna 2-1, Penta Piateda Cosio Valtellino 2-3, Piantedo Chiavennese 1-3, Prata Calcio Polisportiva Villa 3-5, Tiranese Talamonese 0-1. In classifica 55 punti a pari merito per Chiavennese e Dubino, 48 Arteno Buglio, 44 Bormiese, 41 per Cosio Valtellino e Tiranese, 40 Talamonese, 29 Piantedo, 23 Delebio, 22 Polisportiva Villa, 21 Penta Piateda e Valchiavenna, 15 Atletico Cosio e 4 punti per Prata Calcio. Con questo è tutto, risultati e classifiche sono sul nostro sito web radiotsn.tv nell'area sport. È tutto, grazie per l'attenzione.